Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento e ne parliamo dopo il TG. Questa sera lo abbiamo già annunciato al telegiornale, in collegamento via Skype abbiamo il cantante lirico massese Giorgio Giuseppini, al quale do il benvenuto. Buonasera Giorgio. Ciao Alessandra, buonasera a te e a tutti gli spettatori. Ciao. Giorgio, la tua carriera è lunga piena di riconoscimenti, di soddisfazioni, poi ne parleremo. Però la prima cosa che vorrei dire è che tu sei stato premiato dal sindaco del comune di Massa con il premio Obelisco, che è un importante riconoscimento che viene consegnato ai cittadini che si sono adoperati, che hanno meriti anche internazionali, come appunto nel tuo caso, quindi in campo artistico. Ora il tuo è un campo musicale, quindi insomma è il campo artistico in tutte le sue sfaccettature. Quindi è un importante riconoscimento perché effettivamente tu veramente hai cantato in tutto il mondo, vero? Allora, intanto io ringrazio ancora l'amministrazione comunale di allora, 2016, per questo premio, perché hanno dimostrato di avere a cuore gli artisti della zona. Ecco, e quindi è stato un po' sfatato il detto Nemo profeta in patria. Ecco, io nella mia città posso dirlo, ecco, sono amato. Sono amato anche perché, insomma, è un sentimento reciproco che io ho verso la mia città. E devo dire che dopo tanti anni, sai, questi riconoscimenti, fanno bene, ci fanno sentire bene. Certo, tra l'altro tu hai cantato nei più grandi teatri in Italia e all'estero, a cominciare dalla Scala, il Carlo Felice, il San Carlo, l'Arena, e poi all'estero, in Cina, Dubai, Londra, Parigi, Nizza, di tutto e di più, perché se si apre la tua pagina Facebook si legge di tutto e di più e hai un repertorio, la tua qualifica è basso, Sì, basso. basso. Il repertorio di Verdi credo che tu l'abbia fatto tutto, quindi Certo, quasi tutto. quasi tutto. E poi con i più grandi, quindi il maestro Muti, Zubin Mehta, e poi anche col maestro Pavarotti. Certo. Un'esperienza di anni, an tanti anni fa, la vuoi Di raccontare? tanti. Sì, la racconto volentieri. Dunque, era l'apertura stagione 1992, dicembre, e io avevo praticamente debuttato da un anno, perché era fine novembre 1991, e mi disse il mio agente, dice: guarda Giorgio, c'è l'opportunità di debuttare alla Scala, però il ruolo è piccolo. E beh, ho detto, ma insomma la Scala è sempre la Scala, poi c'è Muti. E appunto l'occasione fu molto importante, perché era questo Don Carlo con il debutto, ecco, con il debutto di Luciano Pavarotti nell'opera Don Carlo, nel ruolo del protagonista. E siccome purtroppo allora ci furono delle contestazioni per una piccola scivolata del tenore durante la prima, io in quel momento ero proprio alla sua sinistra, e quindi tutte le televisioni ripresero questo momento dell'infortunio, parliamo così, e quindi andai da tutte le parti. Ecco, fui conosciuto purtroppo in questa occasione, ma insomma, volevo dire, ecco, che poi dopo il maestro Pavarotti fece le recite successive con grandissimo successo. Eh E beh. quindi fu una bellissima edizione, un grande successo per tutti. Una grandissima soddisfazione per te, Sì, chissà, un'emozione indescrivibile. certo. Certo, no, 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 sai, sono emozioni. Poi io era praticamente da un anno che cantavo, e poi volevo dire che il maestro Muti, insomma, ha curato tutti i dettagli dell'opera in maniera, ecco, l'altra volta su Facebook ho usato un termine, ma è appropriato, maniacale proprio.
E questo è importante perché talvolta purtroppo i direttori, alcuni direttori, curano i dettagli solo dei primi ruoli. Invece il grande direttore, come lo è Riccardo Muti, curò tutti i personaggi, dal più piccolo al più importante. Senti, tu hai fatto moltissimi personaggi, quindi sono 30 anni che lavori, non, praticamente non Sì. sei mai nella zona, ora questo è un periodo Sì. eccezionale, quindi chiaramente anche tu. Però c'è un personaggio a cui sei più affezionato, che hai più fa fatto più volte? Ma guarda, diciamo, uno dei personaggi a cui sono più affezionato è ce ne sono più di uno, diciamo, però quello a cui sono più affezionato è il ruolo di Fiesco nel Simon Boccanegra, perché è quel ruolo dove io riesco veramente a dare il meglio di me stesso, perché ogni cantante, sai, ognuno di noi ha una determinata tipologia vocale, per cui in questo ruolo la mia voce si valorizza, ecco, si valorizzano quelle che sono le caratteristiche della mia voce. E poi il personaggio del nobile, del patrizio genovese, mi dà modo di tirar fuori la mia personalità, ecco. E l'ho fatto a Genova, devo dire, ora non voglio farmi pubblicità, ma l'ultima volta l'ho fatto a Genova nel 2018 con diciamolo, ecco, con un bel successo. Eh beh, insomma, è giusto. Poi sono teatri importanti, sono platee importanti, quindi insomma c'è anche tutta l'aspettativa del pubblico, quindi chiaramente poi Certo. se c'è una risposta del pubblico, che tra l'altro è un pubblico Sì. sempre competente, no? Sono pochi coloro che vanno lì tanto per andare, no? Cioè chi va all'opera lo sappiamo bene, no? Quindi e questo si ricollega al discorso dell'emozione pazzesca, del terrore quando uno si deve esibire, perché poi le vostre esibizioni sono sempre solo dal vivo, quindi chiaramente Sì. Sì. ci possono essere tutti gli intoppi del caso, no? Quindi insomma, e poi dovete stare molto attenti ad esempio alla salute, che quello è una cosa primaria, no? Certo, è fondamentale, Alessandra, perché sai, per esempio, un banale raffreddore, un banale mal di gola che per una persona normale, ma anche per me, se non devo cantare, non crea problemi. Ma ripeto, un banale raffreddore, un banale mal di gola produce un'alterazione vocale. E quindi se si riesce ad ovviare, quindi se questa cosa avviene magari un giorno o due prima, sai, ci si cura, ma se avviene poco prima della recita, allora più delle volte bisogna cancellare. Io personalmente, a differenza di molti altri miei colleghi, ho preferito cancellare anziché cantare, da noi si dice impasticato, perché dopo, sai, bisogna prendere del cortisone, bisogna prendere delle cose. Sì, si riesce a cantare, però Non si è secondo al me non è massimo, giusto, ecco, non si è quando al non si è in massimo. condizioni buone bisogna fare un passo indietro e tirarsi indietro, Quindi, ad esempio, in questi casi, una curiosità, in questi casi cosa ecco. Sì. avviene? Voi avete dei sostituti, quindi Sì, avete dei sostituti che intervengono al momento necessario. tra l'altro, Alessandra, fammi dire una cosa. Io Prego. a proposito, sì, sostituti che tra l'altro vengono avvisati anche all'ultimo momento. E a me personalmente è capitato più volte di sostituire i colleghi famosi. Quindi è successo alla Scala, è successo alla Scala due volte, una con Muti e l'altra con il maestro Sciai. E poi è successo al Metropolitan di New York. Ecco, io non Mamma l'avevo mia, detto l'ultima volta, mamma cioè, mia.
Sì, mi hanno chiamato un'ora e mezzo prima. Io ero in tuta, era a fare una passeggiata, mi ricordo, nella Columbus Avenue, e mi hanno detto appunto, dice, guardi Giuseppini che lei deve correre in teatro perché il suo collega Ferruccio Furlanetto non canta. E allora a me venne spontaneo dire una cosa, dico, ma è uno scherzo? Uno scherzo. Dice, no, dice, non è uno scherzo, venga immediatamente perché bisogna che canti. E io mi sono precipitato, ho trovato il mio collega e dice, guarda, io non posso cantare. E ho capito, ma insomma, mi truccarono e feci la recita con moltissima emozione, però insomma era sotto Natale, mi ricordo, era il Don Carlo addirittura, era il Don Carlo. Però nella parte del re Filippo II, il 18 dicembre, e riuscì a portare a termine l'opera, insomma, cantai con grande soddisfazione, ecco. Ecco, lì sarà stato panico, terrore, terrore puro, Guarda, proprio guarda, per l'inaspettata, la cosa inaspettata, no? ero bianco come si dice da noi, come un cencio con il sudore freddo che mi colava dalle tempie. Però a un certo punto ho detto, Giorgio, dico, qui ti hanno chiamato, ti devi buttare, e mi sono buttato, dico, e ho detto, oh, vabbè, qualche era fuori. Tra l'altro, Alessandra, consentimi una cosa, sai, ci fu il cronista mi sembra, del Financial Times, il Financial Times, che disse, dice, ci togliamo il cappello davanti a questo professionista che è arrivato all'ultimo momento. Mamma mia, Insomma, complimenti, Giorgio. mi hanno reso l'onore delle armi, ecco, via, Mamma insomma. mia, certo, cantare in un teatro del genere, poi in una città come New York, deve essere una cosa, per quanto Arena, Scala, Napoli, San Carlo, No, quindi insomma, da infarto, da da infarto. infarto, da infarto. Ma ci sei abituato in questi 30 anni un pochino oppure no? No, 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 non ci si abitua. no, 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 no. E guarda, Alessandra, l'ho detto più volte, lo ripeto, ora il timor panico no, ma la paura rimane e rimarrà sempre. Io ho visto degli illustri miei colleghi, ho visto lo stesso Pavarotti quella sera sudar freddo, e ho visto altri colleghi, ora non posso fare altri nomi, ma Sì. insomma rimane quella paura. Ti dirò che questa paura, e più delle volte, è bene che ci sia, perché ti fa affrontare la situazione con maggiore consapevolezza. Molti errori dei nostri colleghi sono stati fatti quando c'era troppa sicurezza. Sicurezza. Ecco, Anche sì. perché voi avete bisogno di una concentrazione altissima nella vostra professione, quindi forse in più che in altre, no? Poi essendo tutto dal vivo, dovendo essere tutti coordinati, quindi chiaramente c'è un lavoro molto grosso, lo diceva anche Battistini l'altra sera, dice una cosa è la lirica, una cosa è la prosa, che ognuno parla, no? Quindi insomma è una cosa più contenuta, ma la lirica dice ogni secondo è tutto coordinato, quindi cioè ognuno deve fare la sua parte, no? Quindi c'è anche questo timore, questo impegno in più. Assolutamente. E noi dobbiamo appunto andare a tempo, tanto per incominciare, perché lo dico sempre, la parte del cantante è come uno strumento, è uno strumento nella partitura. Quindi Certo. c'è, a parte qualche ritardo, qualche cosa che ti dà il direttore per esprimerti di più, però noi altri dobbiamo essere a tempo, perché altrimenti se il cantante non è a tempo, manda fuori tutti gli altri. Quindi, per esempio, in un duetto, in un terzetto, ma addirittura in un concertato, se un cantante non è a tempo, manda all'aria tutti. E poi, oltre a questo, bisogna interpretare il ruolo, perché
Sai, non si può star lì impalati, guardare il direttore e andare a tempo. Bisogna anche essere degli attori, però, sempre nel rispetto della partitura, sempre nel rispetto della musica, ecco. Quindi, insomma, un'interpretazione vincolata all'interpretazione, all'esecuzione musicale, ecco. Poi abbiamo gli spettatori che si aspettano, hanno un'aspettativa sempre molto alta, quindi anche quello, insomma, sono tutte questioni che, insomma, agitano, no? Mettono comunque agitazione e quindi maggiore concentrazione, eccetera. Senti, tu. Alessandra, permettimi di dire una cosa, che lo Prego. sai che io sono di Massa, sono nato a Massa, il mio cognome è Massese, però oltre a essere amato a Massa e riamato, che io naturalmente amo la mia città, sono anche molto, diciamo, amato anche a Carrara. Nonostante il campanilismo che ci sia sempre esistito, perché a Carrara c'è un fortissimo club lirico, Amici della Lirica, Sì. intestato a un tenore del passato, Angelo Mercuriali, che devo dire mi ha sempre seguito sin dagli inizi, e questa è una cosa che veramente mi ha dato sempre tanto, tanto, tanto piacere. Sì, beh, certo, altro che. Sì. Senti Giorgio, cosa stavi facendo quando è scattata l'emergenza, quindi è scattato il lockdown? Sì, e io ora, guarda, adesso dovevo essere dal 18 maggio a Napoli per l'inizio delle prove di Aida al Teatro San Carlo. E quindi dovevamo fare le prove, poi le recite a giugno, e il teatro naturalmente è chiuso, è saltato tutto. E poi subito dopo per Aida e Turandot sino al 3 settembre. E quindi è saltata Aida a Napoli, è saltata tutta la stagione areniana. E proprio, guarda, ieri ho avuto un colloquio con il mio agente che mi ha confermato, sempre coronavirus permettendo, naturalmente, mi ha confermato che dovrei cantare a ottobre-novembre a Genova nell'inaugurazione della stagione, sempre appunto che il teatro possa essere riaperto con tutte le sicurezze per tutti. Ecco. Perché il Carlo Felice è il Carlo Sì, Felice, Carlo Felice, che anche il sì. Carlo Felice aveva problemi, no? Che tiene 2000 posti, però poi c'è una Sì. previsione nera, mi sembra. Allora, guarda, proprio da calcoli fatti, da prove fatte dai dirigenti, attualmente con le disposizioni vigenti emanate dal governo, la capienza è di 2000 posti e si ridurrebbe a 300 posti, quindi 7 volte di meno. Un danno Un pazzesco. danno enorme, enorme per il teatro. Eh sì. Aida l'hai fatta anche hai partecipato ad Aida anche l'anno scorso all'Arena, mi pare, vero? Sì. Ho fatto Aida nella forma moderna, fura del Baus, quindi tutto truccato, sai, in maniera moderna, ma oramai. Perché sono le opere ricorrenti, Aida, Turandot, Nabucco, e quasi tutti gli anni vengo chiamato per Aida e per Turandot. E naturalmente, però, io devo dire che gli allestimenti più belli, ora non me ne vogliano se dico una cosa del genere, sono quelli di Zeffirelli, Sì, Aida, Zeffirelli e la bellissima, stupenda Turandot del maestro Zeffirelli, che quando ci sarà io invito tutti a venire a vedere, perché è uno spettacolo magnifico, veramente.
veramente. Senti, ma quante rappresentazioni fate? Cioè, quanto dura, tipo, l'anno scorso all'Arena? Quanti giorni avete fatto? Fate tutte le sere, quasi tutte le sere? Come funziona? Allora, guarda, la prima di solito è intorno al 20 giugno e poi, tempo permettendo, naturalmente, l'ultima quasi sempre è il 3-4 settembre. Ma fate a giorni? Sì, praticamente da giugno ci sono, è quasi tutti i giorni. Mamma quindi mia. Luglio, agosto, ora naturalmente siamo 5-6 cast e quindi praticamente ci alterniamo e poi naturalmente ci sono più opere. Credo sia una media di 4-5 opere a stagione. Quindi un giorno, per esempio, un giorno c'è Carmen, un giorno c'è Aida, un giorno c'è Turandot, poi si riprende, non so, con Carmen, poi con un concerto, poi con la serata di gala. Ecco, quindi è molto, molto alternato. Un impegno fisico molto faticoso. Molto, molto, anche perché sai, all'Arena di Verona poi in condizioni normali di luglio-agosto c'è un caldo allucinante, siamo sui... il palcoscenico a volte siamo sui 40-42 gradi e poi tieni presente che abbiamo tutti i costumi, quindi siamo magari come in Turandot, io a 40 gradi avevo la pelliccia, avevo il cappello di pelo, quindi puoi immaginare quando finivo ero completamente fradicio. Certo. Sì. Senti Giorgio, ora in questo periodo di lockdown, quindi siamo tutti fermi, voi sì, primi tra tutti, perché chiaramente avete i problemi, cioè nella lirica ci sono tanti, sì, tante persone, tanti personaggi, sì, quindi sì, a cominciare dai protagonisti, le comparse, il coro e tutto qua, sì, quindi i musicisti eccetera. Quindi come avete pensato, sei in contatto? Avete fatto delle previsioni? Che scenari possono aprirsi? Allora, guarda, io sono sempre in contatto con la mia agenzia e poi faccio parte di un'associazione Assolirica che ha tutti come associati, tutti noi cantanti, quindi ci sono sempre degli aggiornamenti quasi giornalieri. E il problema dei problemi è questo, è l'evolversi di questo virus. Perché fin tanto che questo virus creerà dei contagi, capisci bene che dobbiamo mantenere... normalmente 2 metri di distanza. Questo vuol dire che in teatro le distanze normali si raddoppiano perché cantando c'è una espettorazione di queste particelle molto più forte, quindi la distanza deve essere raddoppiata. In condizioni normali non si può fare lo spettacolo perché nella buca si riduce l'orchestra oppure l'orchestra si mette una parte come avevano pensato in platea e i solisti distanziati sul palcoscenico e il coro di dietro. Quindi noi stiamo in trepida attesa di vedere l'evoluzione di questo virus. Ora la curva è discendente, certo che adesso a maggio con la fase 2 si sono allentate un po' le misure, quindi vedremo appunto come va a finire. E per ora siamo tutti fermi, gli spettacoli sono stati annullati tutti, mi risulta che facciano uno spettacolo a Piazza di Siena, un Rigoletto a Roma, e dovrebbero fare qualcosa all'Arena Sferisterio a Macerata, però sempre in ranghi ridotti, perché, ripeto, il problema non è
distanziare il pubblico, quello si fa. Il problema è il retropalcoscenico. Nel retropalcoscenico siamo tutti accalcati, perché, come dicevi bene te prima, tecnici del suono, operatori per spostare le scene, coro interno, maestri collaboratori, coro, solisti, truccatori, quindi siamo tutti lì vicini. Dipende appunto, stiamo aspettando l'evolversi della situazione. E poi dal punto di vista economico è un dramma per tante persone, quindi non solo i protagonisti ma anche tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Allora c'è questo contributo per ora di 600 euro per quelli che veramente sono in condizioni sembra che il governo stia pensando a un contributo più cospicuo, perché tutti noi abbiamo la famosa partita IVA. Quindi con la partita IVA, se uno ha avuto una flessione superiore al 33%, dovremmo avere tutti quanti un contributo di 1000 euro mensili, che insomma sono sempre pochi, ma sono meglio di niente. Ecco. Sì, perché ad esempio anche tutti coloro che ci lavorano, tutta gente che ha famiglia, si parla di centinaia di migliaia di persone, quindi non è da sottovalutare. No, c'è tutto l'indotto, perché poi dopo, sai, non lavorando il teatro, non lavorano neanche gli alberghi, non lavorano neanche i ristoranti. Per esempio, prendiamo Verona, Verona è una realtà che conosco molto bene, perché ci sono stato, sono da presente da molti anni. E fermandosi l'arena, praticamente si ferma tutto, si fermano gli alberghi, si fermano i ristoranti, si fermano le pizzerie e si fermano gli stessi negozi, perché poi naturalmente la gente, non potendo andare, non... quindi il danno, auguriamoci tutti veramente che questo virus, perché il vaccino, la virologa, il premio Nobel Ilaria, la nostra bravissima Ilaria Capo, ha detto che ci vorranno perlomeno 2 anni, quindi di vaccino prima di quel tempo non se ne parlerà, anche perché va sperimentato con le dovute cautele. Quindi speriamo che perda forza, così si può ripartire, naturalmente con le dovute cautele, ma si potrà ripartire. Sì, tenuto conto che un'opera con troppe cautele, come fai a rappresentarla, no? Diventa difficile nel vostro caso, perché ci sono tante attività che in qualche modo magari si possono fare, no? Perché comunque ci daremo un po' di pazienza, però un'attività come la vostra, proprio secondo me di per sé diventa più difficile che di altre. Sì. E guarda Alessandra, ti dico una cosa, per esempio nel mio caso, per esempio nella parte finale di Aida, io... c'è il coro interno con Ramfis e i coristi, in cui siamo tutti stipati dietro, ma questo fa parte dell'opera. Certo. Quindi questo prima di tutto. Poi in Turandot, nel finale, dove canto, dove c'è la morte di Liu, io sono proprio vicinissimo al soprano, perché piango la morte di Liu e tutto intorno a me c'è il coro. Quindi in queste condizioni capisci bene che c'è da rivedere tutto. Ecco. Praticamente l'opera come eravamo abituati a vederla prima, ora come ora non si può fare, non assolutamente. Si può fare. Per cui, ripeto, aspettiamo e vedremo. Fiduciosi. Giorgio, siamo in chiusura, vuoi aggiungere qualcosa? Non so, qualcosa che ti viene in mente? Intanto, guarda, io ti ringrazio di questa preziosa opportunità che tu mi hai dato, perché
A parte gli addetti ai lavori come me, ecco, però la maggior parte della gente non conosce la realtà nostra, la nostra realtà, la difficoltà della nostra professione. Io ti ringrazio perché mi hai dato l'opportunità di spiegare che questa professione è bella e di grande soddisfazione, ma è anche molto difficile ed è una professione che richiede un grandissimo spirito di sacrificio. Certo. Ecco, questo tenevo a dirlo. È un grandissimo impegno, poi fatta seriamente, chiaramente, insomma, sì. Anche perché sì. Al limite, altrimenti non si arriva a certi livelli, quindi no? E quindi fatta seriamente è un grandissimo impegno, chiaramente, una grandissima serietà da parte della persona, perché altrimenti non si arriva, sì. No? Sicuramente. Sì, Alessandra, perché vedi, c'è sempre differenza tra chi canta in maniera da dilettante, cioè si diletta di fare un concerto. Ma per il professionista, come in tutti i campi, ma specialmente nel nostro, la situazione cambia radicalmente, perché noi abbiamo dentro di noi uno strumento che ci portiamo dentro 24 ore su 24. Quindi non è che poi lo strumento, come il violinista o il violoncellista, lo prendono e lo ripongono. No, noi dobbiamo averne cura per tutta la vita e sempre. Sì. Ecco, quindi questo è il problema nostro. E poi sempre dare il massimo, vero? Perché sì, ad esempio anche sì. Nella musica, proprio nella musica lo vediamo, perché comunque la musica piace a tutti, quindi tutti siamo curiosi, no? Anche gli stessi cantanti di musica leggera, no? Hanno molta pretesa, no? Da coloro che aiutano e comunque coloro che sono sul palco, no? Quindi sì. Hanno tutta un'organizzazione che deve come dire, essere al massimo, essere sempre al massimo, no? Anche, quindi tutta la musica, quindi quella più leggera, quella lirica, poi non se ne parla, quindi richiedono proprio il massimo della serietà professionale, ecco questo. Consentimi di dire una cosa, ecco, di ricordare una cosa, che il cantante d'opera canta senza microfono. Quindi dobbiamo essere, come ho già detto, mi ripeto, ma comunque ripetita iuvant, bisogna essere in eccellenti condizioni fisiche, perché bisogna cantare a piena voce, con tutta la capacità polmonare, quindi richiede un impegno notevolissimo. Se noi non siamo in condizioni fisiche eccellenti, non possiamo assolutamente cantare, o almeno non possiamo dare quello che tutti si aspettano, perché sai, il microfono, voglio dirlo, voglio ripeterlo, fa veramente tanto, cioè il microfono cambia radicalmente la voce. Con un filo di voce, col microfono tu ti sentono, ma senza microfono è veramente un grosso problema. Scusa. Allora, Giorgio, io ti ringrazio di questo tuo collegamento, ti ringrazio per la bella chiacchierata e poi ci risentiremo più avanti, speriamo ti auguro di poter ricominciare a lavorare al più presto, perché chiaramente, come tutti, si spera che in tempi brevi, insomma, la situazione rientri alla più o meno normalità. Io mi alleno tutti i giorni, tanto tutti i giorni, però approfitto, siccome sono qui in campagna per la prima volta a 61 anni, ho fatto l'orto. E quindi mi esercito fisicamente con la cura dell'orto. Giusto, giusto. Va bene, Giorgio. Allora, grazie mille, arrivederci. Grazie Alessandra. Ciao, grazie molto. Allora, noi diamo appuntamento alla prossima puntata e ringraziamo il cantante Giorgio Giuseppini per aver accettato il collegamento Skype e vi auguro una buona serata. Grazie mille, arrivederci. Grazie.